Un grande dispiegamento di forze dell'ordine, ma di manifestanti neanche l'ombra. Si erano dati appuntamento alle 14.30 alla stazione ferroviaria di Pesaro, una delle 55 scelte in tutta Italia per protestare contro l'obbligo del Green Pass. La data del sit-in prevista per oggi non era stata scelta a caso, infatti è scattato l'obbligo della carta verde per i trasporti a lunga percorrenza. Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù, allora non partirà nessuno, si leggeva in una delle locandine condivisa sul canale Telegram dedicato. Ma evidentemente la presenza dei militari e la linea dura tenuta dal governo in questi giorni hanno spaventato chi voleva bloccare la circolazione ferroviaria, provocando enormi disagi. Anche il Viminale era stato chiaro: le manifestazioni sono libere, ma il pubblico servizio non deve essere interrotto. D'altra parte devono essere garantiti i diritti dei cittadini che vogliono viaggiare. Il ministro Lamorgese aveva assicurato tolleranza zero e le conseguenze per chi commette questo reato non sono leggere. Si va da una denuncia penale con sanzione amministrativa fino a un eventuale risarcimento in sede civile per i danni provocati. Lei qua ad aspettare da un po' di tempo una persona, ha visto qualcuno protestare, qualche manifestante? Il problema è che non ho visto nessuno dei manifestanti e quindi mi sono rimasto anche stupito di questa cosa. Si aspettava qualcuno insomma che protestasse? Ho cercato anche uno, però neanche uno ne ho visto fino adesso. Quindi tutto tranquillo e la sua amica è arrivata puntuale? Tranquillissima, la mia amica è arrivata puntuale. E in effetti a Pesaro è filato tutto liscio, i giornalisti da una parte e le forze dell'ordine che hanno presidiato l'intera zona, polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Dal gruppo Ferrovie ci hanno fatto sapere di aver messo in campo anche il loro personale, la cosiddetta protezione aziendale. Sono stati eseguiti controlli sia a bordo dei treni che a terra. Se qualche pendolare viene sorpreso senza il Green Pass, hanno precisato, viene accompagnato in una parte riservata del convoglio e fatto scendere. Ci sono stati dei ritardi, visto che oggi ci doveva essere una protesta? Oggi stranamente no, nessun ritardo e siamo contente per questo, perché sapevamo, appunto sentendo dei telegiornali, che sarebbero potuti esserci dei problemi, però siamo arrivate in tempo. Di dove siete? Abruzzese, io e lei pugliese. Ha tardato il vostro treno? Sì, il treno del ragazzo ha tardato di 55 minuti, sta tardando di 55 minuti, dalle 15.42 ci sta quest'ora di ritardo e lui deve andare a lavoro. E... Che tipo di convoglio era? Un interregionale? Intercity. Intercity, sì, Intercity in ritardo di un'ora. Avete visto in altre stazioni, non so, delle proteste? No, non sapevamo manco di quello che stesse succedendo adesso, avevamo sentito. Però non... Tutto tranquillo. Oh, sì. Nonostante il flop di questa prima giornata, sono già state annunciate altre proteste fino a 6 settembre con presidi e cortei in tutta Italia. Sabato pomeriggio alle ore 18 ne è prevista un'altra, a Pesaro ma in Piazza del Popolo. Si andrà avanti ad oltranza, hanno scritto gli organizzatori, fino a che la dittatura non sarà distrutta.